Ma ciao. Hai dormito bene? Ah, vabbè. Eccoci qua con il quinto video di addestramento sul visone. Allora, sono qua nel prato perché recupererò dei massi, perché stanotte ci ho pensato e potrebbe aver paura dell'acqua il nostro Einar, siccome la parete va direttamente giù dritta. Quindi cercheremo con delle pietre di andare gradualmente a gestire la profondità dell'acqua in modo che lui si senta più a suo agio nel doversi bagnare a metà corpo o interamente il corpo, ed è anche più facile per uscire. Perché hai dovuto fare questa roba qua? Lascialo stare. Allora, sono qui con Einar e ho deciso di optare per queste pietre, questo tipo di pietre, perché essendo un mattone e non una roccia, sicuramente non scivolerà da nessuna parte in acqua e quindi mi permetterà di non far male a Einar. Adesso andremo a inserirle. Io sono sicuro che imparerà a entrare, o almeno ci proverà. Poi, dopodiché, andremo a sfogarlo un po' con la caccia col filo, magari un pochettino più difficile come abbiamo fatto ieri. Ma oggi, in realtà, questo video vi porterà nel primo richiamo, nell'insegnamento del primo richiamo, e al nostro richiamo dovrà entrare qua dentro e cominceremo a usare questo oggetto che io ho costruito. Eccolo qua che è curioso, Einar. E sono sicuro che imparerà perché? Perché è un animale estremamente intelligente e ogni cosa che gli ho chiesto in questa fase di addestramento è andata comunque sempre a buon fine. In più, secondo me, con questi animali qua è la loro motivazione nel voler fare le cose e raggiungere l'obiettivo che li porta ad avere un passo in più. E quindi guardate, sono convinto di ottenere ottimi risultati anche oggi. Vedremo, non lo si sa. Adesso andiamo a inserire questi mattoni dentro l'acqua. Vediamo un po' come posizionarli al meglio. Ne mettiamo uno qua, praticamente vedete che il mio dito va a toccare e arriva a metà, e poi ne inseriamo uno subito lì, ne inseriamo uno subito qui dalla pedana, così che lui possa farsi avanti ed entrare. Vediamo un po', guarda qua. Guarda, dai, vedi. Allora, ho capito dov'è il problema. Lui non riesce a entrare perché non riesce a buttarsi direttamente dentro, qua dalla pedana, soprattutto che è alta. Quindi noi andremo a inserire un terzo masso qua in modo da farlo entrare direttamente in acqua, e secondo me ci andrà. Questa roccia che è perfetta perché va a scendere, e gliela metto posizionata subito lì, così che lui possa scendere. Eccolo qua. Bravo. Vedi che sei bravo. Dai. Dai, fatti il bagno. Eccolo qua che si è fatto il bagno. Bravo Einar, bravo Einar.
andiamo a farlo cacciare e gli facciamo durare un po' di più questa caccia. Pronto, Einar? Pronto? Go, 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 go! Go, 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 Einar! Go, go! Go, Einar, go! Go! Go, Einar, go, 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 go! Go, 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 Einar! Go! Go, 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 go! Go, Einar, go! Dai, 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 Einar! Dai, Einar, go! Go, go, go! Go, go, go! Vedete che non glielo faccio mai prendere così? Vado a sfogarlo ben bene. Go, Einar, go, Einar, go, Einar! Go, Einar, go, Einar! Go, 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 go! Bravissimo, Einar! Bravissimo, te? Te? Einar? Te? Einar? Bravissimo! E siamo riusciti a premiarlo direttamente con l'altro pulcino. Adesso andiamo a fargli fare un'altra caccia, che la prepariamo adesso. Preparo un altro pezzettino per poterlo premiare. Dopodiché andiamo a insegnargli il richiamo. Allora, bravo, Einar. Sei pronto, Einar? Sei pronto? Go, 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 go! Go, Einar, go, Einar! Go, Einar, go, 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 go! Go, 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 go! Go, go, Einar! Go, 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 go! Dai, 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 dai! Così si fa i muscoli e deve cacciare sempre più veloce, perché in realtà una preda vera non è poi così facile e quindi deve imparare a correre, saltare da tutte le parti. Go, Einar, go, Einar! Go, Einar, go, Einar, go, 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 bravissimo, Einar, bravissimo, bravo, Einar, bravo, 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 te, Einar, bravissimo. Bravissimo. Finito la nostra caccia, l'abbiamo fatto due volte, ben articolata, ben difficile, che così si guadagnasse il suo cibo. Vedo che ha capito che deve scambiare, ovvero lasciarmi il cibo e prendere il pezzettino come premio. Adesso andremo a insegnargli il primo e vero e proprio richiamo, il richiamo verso questa struttura che è un target, in modo che io possa richiamarlo anche quando è libero. Ovviamente prima di arrivare alla libertà c'è un addestramento dietro molto particolare, perché sennò rischiamo di perderlo, quindi sicuramente andrà in pettorina, in unghina, le prime volte avrà il GPS. Guardate qua come a suo agio ormai in acqua. E adesso andremo a insegnare questo richiamo. Sappiate che ogni animale, anche se mi vedete fare versi strani, ogni animale ha il suo richiamo, perché avendo tanti animali, se io girassi col falco e il... guardate come nuota, pazzesco, non ha più paura. Se io girassi con il falco, i cani e il visone, se io faccio un fischio arrivano tutti e tre, quindi io ho un fischio lungo per i cani, ho il verso della poiana, quella che fa Brave, che è un wii molto lungo, in modo che lei con questo richiamo venga da me, e pensavo di richiamare, di creare il richiamo per Einar molto simile a lui, che è un... perché loro fanno questi versi qua e con il così, che anche se fa ridere però è quello che funziona meglio, ve lo assicuro, perché il fischio è un suono universale, e lui arriverà qua dentro e troverà il cibo come target. Nel frattempo che parlo lui sta impazzendo, sta prendendo qualsiasi cosa si trova lì sotto l'acqua, e andiamo con il richiamo, vediamo un po' come reagisce. Ha trovato il cibo, benissimo, e verrà premiato qua dentro. Perfetto. Adesso io ho fatto il primo richiamo, quindi lui cerca di capire questo suono cosa significa. Avete visto, io facevo cagagà, lui guardava da tutte le parti. Appena gli ho fatto segno dentro ed è entrato, ha trovato il cibo, io adesso l'ho visto da dentro, aveva già il cibo in bocca, ve lo faccio vedere, eccolo lì, il cibo, lui è dentro. E ha capito che dentro potrebbe
trovare del cibo e che quella è la sua tana. Io non faccio più il gesto. Perfetto, bravo. Bravo Ina. Bravo. Bravo Ina. Bravissimo. Così riusciamo a chiudere in positivo, visto che lui non aveva più voglia, perché ho visto che è andato in fondo a mangiare. Sono felicissimo e sono felicissimo di tutti i risultati, oggi più che mai, perché sono riuscito addirittura a farlo nuotare, che era una cosa che volevo fargli fare veramente tantissimo, perché a me piace vederli nuotare. Sono riuscito a fargli fare una caccia un po' più consistente, e questo perché aumenterà sempre di più la difficoltà, visto che una preda comunque non è facile da prendere e lui deve farsi un'ottima muscolatura, deve imparare a non demordere, anche se sono in realtà animali molto motivati. E siamo riusciti a fare anche il primo richiamo nella nostra tana mobile, quella che ho costruito io, che poi non è altro che un target. E ci vorrà del tempo per il richiamo, ci vorrà del tempo per la caccia, e invece direi che ormai nuota molto molto bene, nuoterà sempre di più. E ci vediamo domani, altri risultati, altre difficoltà, non vi sto a dire niente, ma domani sarà una giornata particolare e importante, perché faremo qualcosa di più. Quindi mi raccomando, ci vediamo domani, e se vi è piaciuto condividete sui vostri social, cliccate like, iscrivetevi al canale.